Salve cari amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Capitan Santenchan. Ciò che mi porta a fare questo video e a compartirlo, condividerlo con tutte e tutti voi, sono delle brevi esternazioni. Partiamo da Grillo. Beh, tutti abbiamo riposto speranza anni fa quando è passato dall'umorismo alla politica. Io mi ero presentato a Travaglio come il capitano che cercava per la nave del PD che andava alla deriva senza capitano. Non mi rispose. Poi ho fatto tutta una serie di video presentandomi come candidato pentastellato qualche anno fa, 2014-2015, ma non si fecero sentire. Poi vinse la Raggi. Avrei potuto vincere io a Roma, ma fa niente. E da lì che continuò la dissidia all'interno del Movimento 5 Stelle, tant'è vero che nel 2013 o 2014, credo 2013, feci un video dicendovi che per comprendere le dissidie all'interno del Movimento 5 Stelle bisognava leggere un libro della trilogia iniziale. Questo è stato stampato in Italia da Pandora, Sperling e Kurpers, Milano, nell'83, quindi io ero molto giovane, sono del 69. Il ritorno dello Jedi, che è di Guerre Stellari. La trilogia iniziale. Speriamo che non partano i diritti d'autore per il ritornello. Quindi il ritorno dello Jedi. Chi sarà nel movimento pentastellato il ritorno dello Jedi? Forse l'erede di Gian Roberto, che ritorna un altro casaleggio. Comunque vorrei rivolgermi per un momento a il nostro caro amico Travaglio. Tu criticavi giustamente Berlusconi perché si era fatto un partito personalistico, cioè che era il presidente, il proprietario di un partito, e invece che lui era padre padrone, proprietario, presidente. E invece sottaci che il Movimento 5 Stelle, a parte la facciata di Beppe Grillo, che non può fare politica a modo attivo perché è stato processato, a parte quello, i proprietari sono Gian Roberto Casaleggio, i suoi eredi e gli associati alla Casaleggio, quindi è un'azienda. Vabbè che in effetti non si può dire che come all'inizio i pentastellati siano taciturni, adesso sono come una pentola di fagioli, è un costante borbottio, eppure c'è un silenzio di fondo in tutto quel borbottio, un costante silenzio di fondo su determinate cose, come che il Movimento 5 Stelle vuole una democrazia diretta nel web che è utopica, e che in realtà sono un'azienda, cioè la Casaleggio Associati e Company, magari SPA. Quindi, visto che c'è tanto silenzio, YouTube mi consiglia di fare dei tagli. Con tutto il silenzio che c'è di fondo, tra quello che dicono, quello che non dicono, quello che promettono, quello che succede, eccetera, purtroppo oggi sono venuto a sapere che è morto Jonathan Demme, il regista, il direttore cinematografico, fra l'altro, del Silenzio degli Innocenti. Peccato, perché dopo George Lucas con Guerre Stellari avrebbe potuto fare un buon libretto cinematografico e un buon film Jonathan Demme sul Movimento 5 Stelle, perché chi sa tace, chi non sa sembra che parla. Dopo un esordio iniziale che prometteva molto bene,
adesso si sono impantanati nella palude della politica, perché ormai il Movimento 5 Stelle è sempre meno un movimento che raccoglie gente da tutte le parti, è sempre più un partito politico. Quindi gli innocenti che stanno nel Movimento 5 Stelle tacciono e magari saranno estromessi, perché la politica è sempre una cosa sporca che scende a compromessi. Quindi Jonathan Demme, purtroppo grande regista, avrebbe potuto fare un film sulla storia, la traiettoria dei grillini, dei pentastellati, dall'inizio ad oggi. Poi bisogna dire appunto che la politica è una cosa sporca e che bisogna scendere a compromessi. La Raggi, che sembrava che era sembrata venuta dal nulla, in realtà cade dallo studio di Previti, che non c'è nulla di male, però lo studio di Previti era concorso da Silvio Berlusconi anche prima che scendesse nella politica, perché aveva delle cause negli anni 70 ed 80, quando Travaglio lo chiamava palazzinaro. Poi, quando ha messo la Mediaset per fare il telegiornale di Bettino Craxi, poi si è riciclato in politico dopo Tangentopoli e Mani Pulite, e quindi Previti è passato ad essere, dopo il 94, senatore o deputato di Silvio Berlusconi, da avvocato che era, e continua ad essere avvocato di Silvio Berlusconi. Per lo studio o per il buffet di Previti sono passati Alemanno, anche mi sembra Marino, l'altro che Rutelli, forse Fini, come sindaci, e adesso c'è la Raggi che ha fatto tirocinio lì, cioè non è che ha tirato un cigno, ha fatto pratica. Quindi, come dire, i pentastellati, proprio perché un movimento raduna correnti di tutte, da tutte le parti, soprattutto le hanno tolte alla sinistra e a certa destra, non è che si sono fatti col nuovo, promettevano alle persone che li avrebbero votati dal web, che chi era più votato nel web vinceva, e all'inizio hanno messo dei dilettanti che li portavano in giro con dei pullman a fare dei ritiri nascosti, ma erano tutte pagliacciate perché li indottrinavano. Poi alla fine hanno finito col sostituire i primi deputati, i primi magari senatori dell'inizio, con politici veri e propri che venivano magari ad aver fatto come la Raggi, che non so se è stata raggirata o ci ha raggirato, ha fatto tirocinio da Previti. Quindi alla fine gente che gravitava attorno ai salotti buoni della politica vecchia. Quindi alla fine non so se il Movimento 5 Stelle si sta convertendo nel vecchio, nel tentativo di combatterlo, oppure era già vecchio prima di nascere, perché molti elementi facevano parte del mondo dell'amministrazione, della burocrazia, della finanza, dell'imprenditoria, non è che sono venuti dal nulla. Io non so la storia politica di Gian Roberto Casaleggio e delle sue idee nuove, rinnovative. So che Beppe Grillo, nei suoi show anteriori a quando invece aderì alla causa di Gian Roberto Casaleggio, che lo incontrò fra il pubblico, lui parlava contro del riciclaggio, perché diceva: occhio, il riciclaggio può essere un fraude, devono spendere tanta energia quanto hanno speso a creare il prodotto di consumo, quindi la maggior parte dei casi sotterrano tutta la plastica e non la riciclano, cosa che è vero che succede nel sud, perché soltanto un'economia virtuosa molto industrializzata può spendere dell'energia extra per riciclare del plastico, quando si può trovare della polvere di plastico facilmente nel mercato. Quindi, voglio dire, soltanto pochi paesi come India e Cina riciclano il plastico. In Italia un'azienda dovrebbe avere dell'energia, un surplus energetico, per fare che in un altro comparto industriale si ricicli plastico. Quindi la maggior parte delle volte fanno la raccolta differenziata, ma finisce nello stesso nella stessa discarica
l'umido con il secco, e alla fine non si ricicla nulla, perché a Napoli ci continua a essere il problema spazzatura, nel sud anche, ma anche nel nord si stanno riempiendo le discariche. Fatto sta che il riciclabile si pensa più a incenerirlo che non a riciclarlo. Perché? Perché se un industriale per fare bottiglie di plastico spende un euro, per riciclare lo stesso quantitativo di plastico che gli serve per fare una bottiglia spende 5 euro. Allora chiaramente preferisce comprare plastico già pronto per fare bottiglie, magari a prezzi competitivi, e non prende a collarsi, vabbè che poi gli danno dei sostigli, ma a collarsi delle bottiglie usate per poi fare del plastico, perché c'è il processo di entropia, cioè molto va in fumo, molto va in calore, molto va in luce, molto va in fuoco, e alla fine il plastico che si recupera non è la stessa massa di quella originaria, e si spreca energia nel processo. Quindi è per quello che il riciclaggio non funziona tanto in Italia, ma funziona in paesi virtuosi dove razionalizzano il consumo energetico nelle industrie. Quindi, come dire, altro taglio che Google mi suggerisce. Quindi, ricordandoci ancora della figura cinematografica di Jonathan Demme e del suo Silenzio degli Innocenti, pellicola che ha fatto storia nel cinema, speriamo che ci sia qualche innocente nel Movimento 5 Stelle che migliori la conduzione dello stesso parlando, rompendo il silenzio, che segua l'esempio dell'ultima vittima del Silenzio degli Innocenti, perché altrimenti ci faranno un lampadario. Il fatto è che anche Beppe Grillo ha detto basta parlare di onestà, perché i primi a parlare di onestà sono i disonesti. Ci sono tante cose che si devono chiarire su quel movimento. Certo, bisogna dire che la colpa dell'ascesa del movimento pentastellato è stata l'avarizia, la corruzione e l'inettitudine di tutto il sistema politico italiano, non soltanto di destra o di sinistra. Poi, per esempio, negli Stati Uniti ogni volta che si presenta qualcuno presidente e non viene eletto, non si ripresenta più, come per esempio Al Gore e Dick Cheney, mi sembra. Al Gore e un altro, quello secco con i capelli bianchi. Bene, la prima volta che si è presentato George Bush Walker Jr. e ha vinto, il candidato democratico non si ripresentò più la seconda volta. La seconda volta che era presidente uscente e che si ricandidò Bush Jr., mi sembra che si presentò Al Gore come democratico e perse. Contro Obama non si presentò né il secco coi capelli bianchi né Al Gore, ma si presentò altri, mi sembra Condoleezza Rice, mi sembra John Kerry, non so che abbia vinto John Kerry, no? John Kerry si presentò il secondo mandato, non si ripresentò, mi sembra, John Kerry. Quindi in Nord America hai la scelta, un'ampia scelta di hai la possibilità in Nord America di scegliere negli Stati Uniti nuovi candidati, perché ogni volta che uno non è scelto si ritira dalla da essere presidenziabile. In Italia no. Dal 94 abbiamo avuto Prodi, Berlusconi, Berlusconi, Prodi, Prodi, Berlusconi, Berlusconi, Prodi e qualche governo tecnico, perché Monti non è stato il primo. Poi una cosa divertente, se vi può far sorridere, è che ogni volta che Prodi e che Berlusconi sono caduti,
come per esempio nel 96 Silvio Berlusconi è caduto perché gli ha tolto la fiducia Umberto Bossi, chiamandolo in Parlamento mafioso, colluso, piduista, terrorista, corrotto, ladro, di Roma ladrona, eccetera. Gli ha tolto la fiducia, è caduto Silvio Berlusconi. Poi Prodi è caduto prima per gli interventi di, come si chiama, vabbè, del Partito Comunista Italiano, che era diretto, adesso non mi ricordo più da chi, un lapsus, e poi per Mastella, che in un altro mandato l'ha fatto cadere. Quindi Bertinotti del Partito Comunista, e poi in un altro periodo l'ha fatto cadere Mastella, anticipando le elezioni o il governo tecnico che è venuto. Quindi Berlusconi e Prodi sono caduti quando la loro coalizione, il loro polo è implosso per mancanza di fiducia, e sono subentrati dei governi tecnici. Quindi in Italia ogni volta che veniva Prodi, ogni volta che veniva Berlusconi, si ricostruivano gli stessi gabinetti, gli stessi ministri, gli stessi sottosegretari alla Camera, di qua, di là, gli stessi presidenti della Camera, del Senato, del Parlamento. E questa non è trasparenza. Adesso vogliono fare la democrazia diretta col voto digitale, ma chi sarà a controllare questo voto digitale? È un'utopia. Vabbè, e quindi il silenzio degli innocenti, che parlino tutti i politici seri ed onesti, saranno 3, 4, 5, e che dicano all'interno di ogni partito quello che succede, perché noi ce lo meritiamo. Purtroppo mi sta deludendo il Movimento 5 Stelle, che si sta rivelando un partito politico come gli altri, che fa delle negoziazioni di potere come qualunque altro, e che alla fine cederà alle stesse tentazioni di tutti gli altri partiti politici. Io non voglio questo per il mio paese, ma sento che non posso fare nulla. Mi raccomando, se voi avete delle idee politiche alternative a quelle che ci presentano in Italia, di lasciarle nel commentario a questo video, perché purtroppo non solo non siamo liberi di votare, ma addirittura l'opposizione o l'alternanza politica viene decisa fra le forze politiche. Quindi o votiamo Movimento 5 Stelle, o votiamo PD, o votiamo PDL. Ma perché non, i cittadini non si possono organizzare meglio per fare delle forze politiche alternative? Perché ormai il Movimento 5 Stelle si è consolidato come qualsiasi altro partito politico. Io mi chiedo, è possibile fare un qualche cosa di veramente alternativo? Perché mi hanno rotto le scatole, veramente, no? Non ne posso più. Chi decide quale deve essere l'opposizione politica? La decidono i cittadini, l'opposizione politica, perché noi votiamo ogni 5 anni per le amministrative, le comunali, le politiche e tutto il resto. E poi loro cambiano di camicetta, passano da un bando a un altro, decidono quello che si deve fare. E noi non abbiamo nessun potere decisionale, perché pure il referendum, una volta che voti o sì o no, discutono fra di loro del sì e del no, e poi alla fine non fanno nulla, come sempre, come è sempre stato in Italia. Quindi io vi chiedo, avete idea di come fare meglio politica in Italia, di quali siano i problemi che la vera politica deve trattare, in che modo? Perché ormai non esiste più destra o sinistra. Si sta vedendo come la sinistra sia alleata alla destra, una sinistra orfana del comunismo che è caduto negli anni 90 con il blocco sovietico, perché a parte Corea del Nord e Cuba il comunismo non esiste da nessuna parte. Allora, una sinistra PD, che non si sa che cos'è, con un D'Alema che dicono che sia di destra, che appoggia Berlusconi, che dicevano noi lo vinceremo sempre attraverso le elezioni e mai con pretesti giudiziari, e quindi lo hanno sempre difeso in tribunale alla fine, perché le cause, per esempio, della Mediaset eccetera, cadevano in prescrizione, mentre era la Camera di Cassazione che doveva discutere di questo, che sono anche delle scelte politiche per fare degli antecedenti giuridici. Non è che solo i giudici di tribunale devono discutere di queste cose quando sono a un certo livello.
Quindi io vi chiedo, secondo voi, chi è oggi veramente l'alternativa politica e l'alternativa di potere? C'è veramente un'opposizione o è tutto manovrato dalla casta politica di cui sono entrati a far parte dopo una larga negoziazione anche pentastellati, a mio giudizio? Esiste opposizione politica oggi in Italia o è tutto un teatrino di Pulcinella dove se la ridono, se la cantano, se la ballano e se la suonano alla faccia nostra? Io credo che sia tutto un teatrino di Pulcinella e che non c'è più un'opposizione politica seria. I sindacati non fanno più gli interessi dei lavoratori. I politici ormai non hanno più ideali sotto i quali nascondere i loro sotterfugi e le loro malefatte, e i movimenti, come ha detto Beppe Grillo, se non ci fossimo noi, qua la gente farebbe una rivoluzione. Allora che significa? Che attraverso lo studio Previti sono riusciti a mettere al potere la Raggi, che ci ha raggirato a tutti perché fa parte della vecchia casta politica riciclata negli onesti. E io non vedo questo molto divertente, Beppe Grillo. Tu hai evitato una rivoluzione, ma tu ti sei adattato alla casta. Quindi alla fine chi ci rimane per fare qualche cosa di alternativo, per fare una vera opposizione, se anche Bertinotti si vendeva al pentapartito? Allora bisogna dire, in Italia c'è opposizione? C'è alternativa politica, c'è alternativa di governo a questi schemi degli ultimi 20 anni, PD, PDL, Democratici di Sinistra, Forza Italia, centristi, con Casini che fa ping pong da una parte o un'altra, Fini che ritorna dopo lo scandalo della Cassa in Monte Carlo? O no? Lasciatemi i vostri commentari, mi raccomando. E a presto. Io adesso finisco di fare questo video, tanto l'essenziale l'ho già detto, se no mi porto una cifra a caricarlo, dopo averlo editato magari più di un'ora. Arrivederci e grazie cari amiche ed amici di seguirmi, di supportarmi e di sopportarmi forse. E grazie a tutte e tutti. Lasciate like, lasciate commentari, iscrivetevi al canale e cercate di compartire il video fra i vostri contatti, così aiuterete questo canale a crescere. Grazie mille, ciao! Dal vostro capitano Santen Chan.